a tutti Benjamini e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho promesso lunedì, oggi tesserò questo skateboard marchiato Ghetto Blaster per vedere come gira e darvi le mie impressioni. Vi ricordo che alla fine di questo video nominerò i due vincitori, perché se vi ricordate dello scorso video, questo sarà un regalo da parte mia, un giveaway sia di questa tavola che di questa tavola qua. Gli skateboard che mi sono stati dati sono due e quindi andranno entrambi in regalo a due di voi. Ok, iniziamo subito il test rimuovendo qua queste cartine. Ok, questo tool rimarrà qui dentro nella bustina perché andrà in mano al vincitore di questo skate. E qui abbiamo un ragazzo che si sta guardando il mio video. Great. Che bella la sensazione del grip ruvidissimo quando lo skateboard è nuovo. Una cosa che mi salta subito all'orecchio quando poggio lo skateboard per terra è questo suono. Non so se è il materiale di cui sono fatte le ruote o i track, oppure se è il feeling del setup in generale, ma sento questo suono un po' come se ti accorgessi già che non si tratta di una qualità professionale. Ad esempio, sentite il suono del mio skate. Il mio skate fa così invece. Sentite questo rimbalzo, come se si trattasse molto più di tanta roba. Magari sono soltanto io e quella che sto dicendo è una stupidaggine, però fatemi qui sotto nei commenti se secondo voi cambia qualcosa dal suono di come lo skateboard poggia per terra. E ora mi accingerò a salire per la prima volta su uno skateboard Ghetto Blaster. Pronti? Ed eccolo qua. Morbidoso. Per adesso i gommini li sento molto morbidi perché i track non li ho ancora stretti. Però per adesso voglio lasciarli così, voglio vedere come si comportano. Intanto proviamo una rincorsetta. Devo dire che di primo acchito ho sentito una differenza enorme con il grip della mia tavola, perché è molto più consumato di questo che è nuovo. Non so se è solo perché questo invece è nuovo oppure perché il grip è molto ruvido, si adatta molto bene alla scarpa. Infatti guardate come me la consuma per bene qua. Come probabilmente già sapete, io adesso ho scritto una 8.375, questa è una 8.25 e mi sembra che ci sia una differenza abissale. Sono arrivato qui e ho trovato questo setup improvvisato per una specie di ostacolo da ollare. Vediamo se riesco a ollare come si deve questa tavola per un'altezza circa di così. Ancora una volta. Ok, una cosa che mi piace è che il pop salta moltissimo, una cosa alla quale ero molto meno abituato da quando ho fatto il switch con questa tavola qua, che pure apprezzo tantissimo. Il pop risponde molto bene, mi piace, devo soltanto forse iniziare a stringere i track perché li sento adesso esageratamente morbidi. Magari sono solo io che in generale stringo esageratamente i track, però per me adesso sono troppo morbidi. Userò il mio tool per aggiustarli un secondo. Almeno un giro così. E adesso voglio provare a fare tutti i trick che so fare della Road to Kickflip. Abbiamo fatto ollie, adesso andiamo lì e facciamo un po' di front shove. Se vabbè, front shove non mi escono. Comunque adesso li facciamo uno per uno. Quel signore lì sta registrando i suoni del mio skateboard, salutatelo. Oh, però mi sa che non ho poppato. Ma che è sto schifo? Sicuramente c'entra molto il fatto che questo non è il mio skateboard e non sono abituato né alle ruote, né ai track, né alla tavola. Però mi piace. Cavolo, il materiale della tavola però ci sta un sacco secondo me. Andiamo con Backside 180. No, stavolta non è lo skateboard, sono proprio io. Onestamente, ma se voglio essere proprio onesto, quando ho guardato questo skate per la prima volta e l'ho poggiato giù, mi sembrava che fosse della stessa altezza di quelli della Decathlon. Però
ora che l'ho provato mi sono dovuto ricredere. I track devo dire che non sono niente male in realtà, e poi hanno il logo qua che è molto figo, e hanno il kingpin bucato, che è una particolarità che ti permette di perdere un pochino di peso e di avere la tavola più leggera. Adesso proviamo invece il pop shove-it, che è il trick che riesco a chiudere meglio, perché sono curioso ancora una volta di vedere come si comporta il tail. Con il mio setup ho fatto una grandissima fatica ad abituarmi alla forma di questo tail, e le prime volte che ho provato a fare ollie o pop shove-it con questo è stato traumatico. Inizia a piacermi, eh? Inizia a piacermi. Adesso proviamo front shove. Aia. Bene, sappiamo che nel bowl sono ancora molto scarso. Ci buttiamo qua? Ci buttiamo qua. Non mi ero mai buttato da un vert così vert. Sicuramente una delle skill che devo assolutamente acquisire per la mia skate progression è essere capace di girare in un bowl potenzialmente fino all'infinito, finché le gambe non reggono, senza toccare mai il piede per terra. Qui ci sono dei ragazzi che fanno delle robe assurde che per adesso io non mi sono nemmeno. Guarda che forte questo. Io in confronto sono una vera schiappa, grande. Comunque ragazzi sì, 100 euro li vale tutti. Yeah. La prossima volta che vi sentite vecchi per iniziare lo skateboarding, riguardatevi questa clip. Avrà almeno 40 anni. Guarda che forte che è. Yeah. Una nota di merito per le ruote, ragazzi, hanno un grip potentissimo, molto buono, non me l'aspettavo. Mi rimangio tutto quello che ho detto prima sul suono di qualità o non di qualità. Sentitelo? Si è sbloccato. Ok, la prova è finita, considerazioni finali. Non voglio schietarlo troppo perché non voglio rovinarlo al suo futuro proprietario. Io l'ho soltanto collaudato un pochino, quindi non ti preoccupare, futuro vincitore. È ancora come nuovo, l'ho appena graffiato un pochettino. Devo ammettere che stavo partendo col piede sbagliato, perché da quando skate il mio setup super figo, super costoso, ogni skate completo che vedevo lo snobbavo a prescindere. Però ragazzi, mi sono dovuto ricredere. Ruote approvate, track approvati, grips più che approvato e materiale della tavola nonché forma del tail più che approvata. Secondo me 100 euro, 110 euro quanto costa, li vale tutti, tutti approvati, tutti meritati. Anche esteticamente è molto carino, mi piace un sacco, come detto, il logo Ghetto Blaster qui. Le viti cromate, tutte di colore diverso, sono cromate quindi in teoria non dovrebbero perdere il loro colore nel tempo. E per finire, l'unica cosa che non mi piace di questi skateboard sono le grafiche, compreso l'alto della mucca che è, secondo me è ancora peggio. In questo qui alla fine i contrasti dei colori ci stanno, ma le grafiche in generale, anche un po' più semplici, sarebbero state meglio. Chissà, magari in futuro proporrò a Ghetto Blaster le mie grafiche personalizzate e faremo una collaborazione un pochino più figa. Ditemi se vi potrebbe interessare vedere le mie grafiche su uno skateboard. Cambia location, siamo a casa perché, come sicuramente tutti voi state aspettando, è arrivato il momento di scegliere i vincitori del giveaway. Gli skateboard sono qui, guardateli, sono pronti perché sto per contattare qualcuno di voi. Ammetto di essere un po' emozionato perché non sarà facile. Il mio più grande augurio per questo giveaway è che questi due skateboard vadano in mano a due persone che non riescono a permettersi questo skateboard, o per motivi economici o perché i genitori, per qualche convinzione, non vogliono che i loro figli facciano skateboarding. Sono emozionato. Allora, questo qua è il video. Come potete vedere ci sono 880 commenti.
Ora copiamo il link per inserirlo nel sito che sceglierà automaticamente un commento. Eliminiamo i commenti duplicati. Prenderò i nomi estratti a caso da questo sistema e vi videochiamerò in questo momento su Instagram. Partiamo. 3, 2, 1, vai! Jonathan Ferro, 17 anni, rosso. Jonathan Ferro, vediamo quando hai commentato. 2 giorni fa. Andiamo. Jonathan, sto per chiamarti. Cosa? Sai perché ti sto chiamando? Come mai? Prova a ricordarti. Non dirmi che è dello skate. Aspetta che... Non hai ancora vinto, eh? Aspetta, non hai ancora vinto. Voglio prima vedere i tuoi skateboard, va bene? Ne ho solo 2. Ok. Ma non sono figlio da trick, insomma. Ok, vedo. Ti piacerebbe metterti a fare trick? Nel luogo dove abito non ci sono skate park. Però, insomma, mi piacerebbe. Allora, tu quanti anni hai? Ne ho 17. Visto che non hai uno skate da trick, questo skate blu è tutto tuo, ok? Dio mio. Sei contento? Sono felicissimo, guarda. Sì, contento? Ma veramente mi stai prendendo in giro? No, mandami l'indirizzo che te lo spedisco proprio oggi. Madonna, non ho parole. È da un anno che ti seguo su YouTube. Grande, grande. Allora un motivo in più per darti lo skateboard. Non ho parole. Ok, Jonathan, se ci credi puoi... Posso volare. Grandissimo, grande. Stammi bene. Ciao, grandissimo. Hai un nuovo skate che sta per arrivare da te. Ciao, ciao. E Jonathan ha vinto lo skateboard da trick. Visto che ha 17 anni, ho deciso di dargli questa 8.25. E sono molto contento perché Jonathan non ha uno skate da trick. Ora andiamo con il prossimo. 3, 2, 1, vai. 14 anni, giallo, Ennio Matteo Lauretti. Speriamo che risponda subito. Che tesa. Oh, sono emozionato, pure io. Nel frattempo sto vedendo che Ennio in realtà ha uno skateboard. Infatti qua c'è scritto la mia più grande passione. Ha uno skateboard completo, ma non sembra assolutamente uno skateboard professionale. Neanche chissà cosa per iniziare. Mi sembra che abbia i track addirittura di plastica. Dai Ennio, facciamo tutto il tifo per te. Eccolo. Ciao Ennio. Piacere, Benjamin. Ti ho contattato perché hai vinto al contest. Ci credi? Tu hai quello skateboard giallo che ho visto nelle foto, vero? Sì. Ok, va bene, quello lì comunque non è uno skateboard professionale. Tu hai bisogno di qualcosa di meglio se vuoi ingranare con la tua passione per lo skateboarding. Ho visto che hai detto lì la più grande passione. Ho visto lì la descrizione sotto la foto. Questo qui, se vuoi, è tuo. Bello. Ok, allora Ennio, se ci credi puoi... Volare. Grandissimo. Dai, ti spedisco lo skateboard. Mandami subito l'indirizzo e nome per il recapito, ok? Ok. Ciao, ciao. Che fatica. Ist mit Docking? Ja. E anche questo giveaway è andato. Per tutti gli altri Benjamini che non sono stati fortunati come Jonathan e Ennio, sappiate che ho comunque un regalo per voi. E vi regalo 10 euro. Se state pensando di iniziare a fare skateboarding e non sapete cosa comprare, penso che ormai sappiate cosa sto per consigliarvi. Ghetto Blaster ha questi ottimi skateboard completi, perfetti per iniziare, e vanno tutti tra i 95 e i 115 euro. Diciamo che Downtown e Ghetto Blaster sono cugini, quindi su entrambi i siti potete usare lo stesso codice VOLARE10 e avere il 10% di sconto. E la cosa bella è che potete farlo quante volte volete. Noi ci vediamo nel prossimo video di lunedì. Adesso mi devo alzare da qua perché mi sono seduto abusivamente sulla carretta di qualcuno. Se ci credete potete volare.